Buongiorno a tutti. Allora, oggi video on the road dal Pandino. Siamo in viaggio io e Nebbia, di cui forse, ecco, forse la intravedete qua. Dobbiamo fare delle cose. Io mi muovo sempre col cane quando posso. Vorrei farvi un video, così intanto approfitto di questo tempo del viaggio per poter fare un video, perché il tempo è sempre poco, ragazzi. Il tempo è sempre poco. Vorrei dedicarvi più tempo, ma le cose da fare sono tante. Prendo come spunto un commento nell'ultimo video, no, nell'ultimo video, scusate, sul video di Baglioni. Parliamo da Claudio Baglioni. Mi è comparso questo commento ieri sera e vorrei argomentare un attimo. Michele mi scrive: ah, dimenticavo, ti faccio una domanda che forse, concentrati come siamo nell'ascoltare la teoria e la tecnica, ci sfugge. Una persona come te, preparatissima sul livello tecnico-teorico, grande didattica e maestro umano ed esemplare, verrebbe da dire che potrebbe scrivere qualsiasi canzone di successo. Intanto ti ringrazio, sei troppo gentile. Verrebbe da dire che potrebbe scrivere qualsiasi canzone di successo. Se prendiamo un cantante come Baglioni o altri, come spieghi, o meglio, qual è la tua opinione sul talento? Ovvero, essere eccellente in teoria e pratica aiuta a scrivere canzoni belle? O ancora, dove sta la marcia in più nello scrivere capolavori come Caruso o qualsiasi altra canzone indimenticabile di Battisti, Dalla, Venditti, ma anche stranieri? Insomma, col talento si nasce? Mi piacerebbe avere il tuo parere. Grazie mille, Michele. Grazie a te, Michele, del commento. Allora, la questione è abbastanza articolata. Intanto sentite il panda come parte bene. 260.000 chilometri. Che esaltato. Allora, la risposta è abbastanza articolata. Andiamo con ordine. Tu mi chiedi se il fatto di essere preparati tecnicamente e praticamente a livello teorico possa consentire di scrivere grandi canzoni. La risposta è no, nel senso che le grandi canzoni, i grandi capolavori, essere campioni nel fare un qualcosa, e qui ci colleghiamo anche alla seconda domanda sul talento, non è dato soltanto dal fatto di praticare. Ovvio che se uno ha un talento e non lo pratica, questo talento non può sbocciare e non può fiorire, questo è evidente. Ma il fatto di avere talento ti consente di praticare per tanto tempo una determinata cosa. Sapete, no, la teoria delle 10.000 ore, cioè che per diventare molto molto bravi in qualche cosa ci vogliono almeno 10.000 ore di pratica all'incirca. Bene, tu per fare 10.000 ore di pratica in qualsiasi cosa, insomma, deve piacerti, devi avere un talento nel fare quella cosa. Il talento è un qualcosa, avere un talento per qualcosa, per una materia, per una pratica, per un'attività, è determinato dal fatto che tu non fai fatica nel farla, o meglio, ti viene naturale farlo e ti rende felice praticare. Allora in questo modo riesci a praticare tante tante ore e di conseguenza il tuo talento può sbocciare. Quindi il talento, a mio avviso, è già il fatto di riuscire a fare una cosa con facilità, o comunque che ti rende felice. Quello è già un talento. Cioè, se tu hai un qualcosa che quando lo pratichi stai bene, quello è un tuo talento. Se ti rende felice fare un qualcosa, quello è un tuo talento. Ok? Se fluisce flusso, no? Della tua pratica, è naturale, quello è un tuo talento. Fatto è scoprire, capire quali sono i propri talenti. Ognuno di noi ha talento, ha un talento suo, personale. Immaginatevi un seme di una pianta, di una quercia, fa la quercia, non fa altro. Così l'essere umano. Ognuno di noi è nato per fare un qualcosa, ha un talento particolare. Se non lo espleta e non lo coltiva, generalmente ci si ammala,
malesseri moderni sono dati dal fatto di non espletare il proprio essere. L'uniformarsi, e questo la tecnologia ha un grosso ruolo anche, siamo tutti molto più in contatto e quindi tendiamo ad uniformarci. Ecco, l'uniformarsi tende a livellare e appiattire le particolarità degli esseri umani e questo crea i disagi o le malattie mentali a volte anche, o comunque l'infelicità. Quindi, prima risposta, no, l'avere anche una grande conoscenza tecnica e teorica non è il passaporto per poi poter scrivere canzoni, per poter comporre musica, grande musica, diciamo così, cioè per essere campioni nello scrivere canzoni, no, non c'entra niente, se no, ripeto, professore di lettere, che pure abbia studiato moltissimo, potrebbe benissimo essere Leopardi, invece no, non è che uno che è un professore di lettere, un grande appassionato, è già come Leopardi, no, e poi un conto è arrivare a livelli alti, un conto è essere campione. Viceversa però, ovvio che se hai un talento per fare qualcosa ma non lo pratichi, non pratichi questa cosa, questo talento lo spaccio, è chiaro? Questa è la prima risposta. Il problema dei campioni, cioè vi faccio l'esempio di Rocco Siffredi, voi riderete, ma è così per tutto. Rocco Siffredi è nato Rocco Siffredi, capite? Michael Jordan è nato Michael Jordan. Dalla è nato Lucio Dalla, Battisti era già Battisti, poi Battisti ovvio che scriveva una canzone al giorno e uscivano i capolavori, non era già lui, avete capito? Il problema è se volete a tutti i costi fare un qualcosa, diventare campioni in qualcosa, ma non lo siete, vi ammalate ragazzi, questo sappiate. Quindi il talento è innato, ognuno di noi ha un talento o più talenti particolari suoi, non siamo tutti uguali. Rocco Siffredi era già Rocco Siffredi e questo vale anche per le cose, per le attività cerebrali, i cervelli non sono tutti uguali, sono tutti diversi anzi, l'essere umano non è una scienza esatta, è chiaro ragazzi? Quindi capire la propria misura, realizzare il proprio talento secondo misura, altrimenti ci si ammala. Tutti possiamo suonare, tutti possiamo giocare a pallone, tutti possiamo scrivere canzoni, ma secondo misura. Perché se io mi metto a giocare a pallone e voglio diventare come Ronaldo, preparo soltanto la mia malattia mentale, chiaro ragazzi? Quindi sì, il talento è innato, la pratica fa sì che questo talento sbocci, per fare tanta pratica e consentire dunque al talento di sbocciare devi avere la passione per quello che stai praticando e quindi questa passione è già un talento, capite ragazzi? Quindi la risposta è articolata in questo modo. Quindi non esiste quello che senza praticare niente riesce a fare benissimo una cosa, è ovvio questo. Esiste però chi riesce a praticare tanto una cosa perché ha passione, gli viene facile, gli viene naturale, non fa fatica nel praticarla e quindi riesce ad espletare questo talento, anche perché l'ha praticato tantissime ore. Bene? Prima di scrivere un pezzo come Caruso, non è che uno si alza la mattina senza aver mai fatto niente e scrive un pezzo come Caruso, no. Ha praticato tanto, conosce la musica, ha scritto tante canzoni, se no non ce la potrebbe fare. Ciò non toglie.
toglie che a parità di ore di pratica non tutti siamo Lucio Dalla, quindi tutti possiamo arrivare a scrivere canzoni, non c'è dubbio su questo. Il problema è essere campioni, e campioni si nasce, vi è un'ereditarietà, o meglio una predisposizione biologica e fisica anche se vogliamo, un certo tipo di intelligenza, no? Quindi cercate di capire qual è il vostro talento ed espletatelo, senza voler per forza essere campioni, tanto se siete campioni lo diventate, lo siete già, e la strada va in maniera naturale, il flusso, no? Il flusso. Questa è la mia opinione. Ripeto, l'essere umano non è una scienza esatta, quindi potrei anche sbagliarmi, o comunque questa cosa può non valere per tutti. Anche il discorso delle 10.000 ore. 10.000 ore, ragazzi, se praticate un'ora al giorno per un anno sono 365 ore. Se praticate 2 ore al giorno sono 730 ore. Quindi 2 ore al giorno per un anno sono 730 ore di pratica. Lo moltiplicate per 10 anni, diventano 7.300 ore di pratica. Ok, però... aspettate che faccio passare questo dietro, che io parlo, poi vado piano, me la godo, ora tra l'altro qua avrò la visione dei monti, quando arrivo su queste curve mi giro sempre verso nord, già là vedo un monte che io amo, osservo, cerco di capire com'è la situazione sui monti, eccolo là, cielo terso, niente cappello, tempo buono. Abbastanza asciutto, eccolo là. Cosa stavo dicendo? Ecco, dicevo, 7.300 ore di pratica, 2 ore al giorno per 10 anni. Però allora non si spiega, non si spiegano i bambini, quei bambini che a 9 anni suonano i concerti per pianoforte e orchestra di Chopin. Hanno praticato tanto per riuscire a farlo, ma comunque lì vi è anche un talento innato, evidentemente, ragazzi. Cioè, anche uno può dire pratico 30 anni e arrivo sicuramente a un certo livello, divento sicuramente un campione. No, pratichi per tanto tempo, diventerai molto bravo a fare una cosa, su questo non c'è dubbio, ma a parità di pratica potrà esserci qualcuno che è più talentuoso di te. Va coltivato senza dubbio, ma vi è anche comunque una componente innata, il seme. Ricordatevi il seme, siete un seme che deve fare la sua pianta, non siamo tutti uguali, punto. Non siamo tutti Maradona, non siamo tutti Paco de Lucia, mi sembra chiaro. Se vi mettete a studiare chitarra e vi impegnate molto diventate bravi, ma questo non vuol dire che diventerete bravi quanto Paco de Lucia. Quindi cercate di capire la vostra misura, il vostro talento. Come lo capite il vostro talento? Il vostro talento non lo capite col ragionamento, ragazzi. Non lo sa il vostro ragionamento, il vostro pensiero razionale non sa niente del vostro talento. Il vostro talento lo sa l'inconscio, lo sa il sé, non l'io. L'io non sa il talento. Io al limite vi serve poi per praticare, per muovervi nella maniera migliore, per far sì che questo talento venga coltivato. Ma qual è il vostro talento? Lo sa il sé, l'inconscio. Lo sanno i vostri sogni, lo sa quella parte che esiste dentro di voi, ma non è quella pensante, è la parte delle immagini. Quindi capire il talento, seguire anzi il talento in maniera naturale, senza pensare troppo. Conseguenza, riuscire a fare una cosa che ci dà piacere fare, ci rende felici, ecco, e potete diventare bravi a fare quella cosa. Non campioni, non è detto che diventate campioni. Conto essere bravi, molto bravi, conto essere dei campioni. Campioni si nasce, perché vi è una marcia in più. Ho fatto l'esempio di Michael
che palle se fossimo tutti campioni. Due palle tremende, no? Altri monti. Due palle tremende sarebbero. È bello perché siamo tutti diversi, ognuno ha i suoi talenti. Campioni ce ne sono pochi, però. Punto. Così è. Poi è ovvio che se uno è un campione, magari anche in qualcosa, c'è bisogno anche del contesto sociale, del contesto storico per potersi affermare, no? Quindi anche questo aspetto di contorno è fondamentale, no? Ci sono grandi talenti del passato, grandi campioni del passato che probabilmente al giorno d'oggi nascessero al giorno d'oggi, a parte bisogna vedere se potrebbero diventare campioni in quella cosa, ma comunque non è detto che sarebbero riconosciuti come tali, magari non riuscirebbero neanche a uscire fuori, no? Si sente sempre spesso il discorso se Andrea nascesse oggi, no? Se Battisti fosse nato oggi, o anche grandi chitarristi se fossero nati oggi ai tempi di Instagram. Sarebbero veramente tali? Avrebbero il loro riconoscimento? Non è detto, ragazzi, non è detto. Quindi contribuiscono vari aspetti alla nascita di un grande capolavoro, ok? Vari aspetti contribuiscono alla nascita di un grande capolavoro. Michelangelo ha potuto essere Michelangelo perché aveva dietro anche i mecenati, no? Che finanziavano la sua opera. Se non ci fosse stato quel contesto sociale di finanziamento dell'arte e dell'artista, e fossimo in un contesto come oggi, dove quindi Michelangelo fosse un libero professionista che deve fare la Cappella Sistina da solo con partita IVA e poi riuscire a guadagnarsi da vivere, insomma, capite che diventa un problema, no? Quindi anche il contesto sociale e storico è fondamentale. Come vedete, l'essere umano non è una scienza esatta, ci sono sempre tante componenti che vanno ad impaginare il libro e a far vedere il puzzle finale. Va bene, ragazzi, io sono arrivato adesso qua, quindi vi saluto. Abbiamo fatto un po' di stare insieme, vi ringrazio della compagnia. Mi viene da citare, amici miei, che cos'è il genio? Il Perozzi. Il Perozzi. Che cos'è il genio? Intuizione, velocità di esecuzione. Vi saluto, vi lascio, vi auguro una buona giornata. Questo video lo vedrete stasera quando scendo poi giù in studio, lo carico. Ciao, a presto!